Ciao ciurma e benvenuti dallo youtuber più veloce del mondo. È uscito finalmente il trailer del primo episodio della quarta stagione di The Flash e perciò oggi ne discutiamo. Mi raccomando subito di lasciare un mi piace e poi vi consiglio di passare da Black Tuna che ha discusso del trailer nei minimi dettagli. Sigla e iniziamo. This Chandler born like this Italia but after became Capitan Bandana. His legend was a super good Barry Allen Wally West both started with an arrow. Dunque, all'interno di questo trailer che dura realmente 15-20 secondi, se non addirittura meno, vediamo un Barry tornato a casa. Un Barry che viene ritrovato dal Team Flash, felice di averlo di nuovo con sé, ma anche un Barry che sembra non capire nulla di quello che sta accadendo. Un Barry spaesato, un Barry silenzioso e un Barry che forse, vista la velocità pazzesca con la quale pare viaggiare dal trailer, si è fuso con la forza della velocità. Non è per nulla certo, ma le cose sembrano andare in questa direzione. Io non posso che godere visto che ho fatto questa teoria qualche video fa. E se non l'avete vista, infami, andatela a recuperare. Barry è cresciuta la barba, non come quella di Capitan Bandana perché questa è impareggiabile. E dopo essere stato alla stazione di polizia viene portato agli Star Labs, dove Cisco gli dice che hanno fatto una nuova tuta per lui. Gli chiede subito se vuole provare la tuta, ma non ci viene fatto vedere se Barry fornisce effettivamente una risposta. Poco dopo vediamo scintille negli occhi di Barry e poi lo vediamo correre ad una velocità a dir poco assurda. Ora mi sembra di notare un grosso cambiamento stilistico dal punto di vista delle immagini e soprattutto gli effetti speciali mi sembrano molto più d'effetto, tant'è vero che Barry sembra correre realmente veloce. Come infatti abbiamo detto ieri in live, come ha fatto notare nel video che vi ho consigliato Black Tuna, la rapidità dei velocisti non si è sempre notata, tanto è vero che in una scena i velocisti vanno dietro ad un camion e sembrano andare più piano. Quindi gli effetti speciali non sempre rendevano onore alla parola velocista, ma adesso sembra che inizino a farlo. Pertanto, come ho già detto nella live di ieri, che se non avete visto vi suggerisco di recuperare, mi aspetto che la quarta stagione sia in assoluto la migliore fino a questo momento. Credo che la scorsa stagione sia stata di un alto livello e che poi sia calata drasticamente nel finale, che pertanto gli sceneggiatori se ne siano accorti e abbiano ovviato ai loro errori. Ora chiaramente queste sono tutte supposizioni perché stiamo parlando unicamente del trailer del primo episodio, ma ho delle aspettative e spero vengano rispettate. Detto ciò ragazzi, non c'è molto altro da dire perché il trailer dura veramente poco, anche se le immagini sono davvero davvero emozionanti, e pertanto non mi resta che chiedervi di commentare facendomi sapere che ne pensate di questo video e soprattutto del trailer di Flash. Tante novità nei prossimi giorni, rimanete connessi, un saluto da Capitan Bandana e sigla finale. Ok, sventola di pubblico, mi sento già stranito, la vita di prima mi puzza di vecchio. Sapete adesso gente che dovete fare? Iscrivervi al canale e poi anche commentare.